grazie. Intanto salto i saluti, ne faccio uno generale, con particolare riferimento ai produttori. Poi ho visto gli amici dell'organizzazione, della cooperazione, dell'organizzazione agricola. Grazie Sindaco, sono felice di essere qua a Caluso. Poi dopo ascoltiamo, quindi io non vi prendo tempo perché ci sono importanti professori, ho visto Novello e Gerbi che sono, possiamo dire, il meglio che c'è sulla piazza, non solo piemontese, rispetto a questo tema. Mi ha fatto piacere venire qua e mi ha fatto piacere sentire e ricordare la storia. Io per principio dico che bisogna sempre guardare avanti, ma ricordarsi delle persone che hanno dato un esempio è attualissimo. Guardate, le dinamiche si ripercuotono, cioè si ripetono, scusate, a volte si ripercuotono anche, ma si ripetono, e coloro che 40 anni fa hanno avuto il coraggio di fare cose nuove, magari in quel momento non erano così popolari, magari avevano anche detrattori in quello che facevano. Allora è importante che li ricordiamo, perché ogni giorno noi siamo chiamati in qualche modo a mettere in campo dei cambiamenti, delle novità che non sempre hanno il massimo di consenso, perché il consenso si ottiene in genere non muovendo mai niente, non facendo mai niente, lasciando stare tutto com'è. In genere si ha una vita tranquilla, ma non è questo che noi siamo chiamati a fare. Quindi gli auguri alla cantina, e ancora un accenno ve lo voglio fare sul tema del vitivinicolo. Allora, noi che abbiamo la fortuna di occuparci, lo dico sempre, dalle cipolle al vino, abbiamo anche la possibilità di vedere come funzionano i vari comparti. Allora, io quando sono dagli amici del riso parlo del vino, quando sono dagli amici del vino a volte parlo di altri settori, però il comparto del vino è un comparto che noi prendiamo ad esempio perché ha alcune caratteristiche. Nella nostra regione abbiamo oltre l'80% denominazione di origine, e questo è cambiato tantissimo rispetto al panorama di 40 anni fa. Allora lo dico anche spesso agli amici del latte, 40 anni fa il vino veniva venduto a gradi in Piemonte. Io sono figlio, nipote, pronipote di gente che si occupa di vino, mio nonno faceva anche il mediatore, il vino lo vendevano a gradi, se l'acidità volatile era a posto, un po' come oggi si vende ancora in alcuni mercati. Noi abbiamo la crisi del latte, ma io rimango un po' allibito quando c'è un prezzo che si discosta pochissimo. Oggi i valori del vino vanno da 1 a 20 volte, nessuno più venderebbe vino a gradi, soprattutto nella nostra regione. È stato fatto un salto culturale enorme. Se dicessero come va il vino come mercato, direi dipende dal produttore, dipende dalla cooperativa. Cioè abbiamo creato un sistema per cui chi è un bravo imprenditore, chi è un bravo cooperatore, chi è bravo a valorizzare il suo prodotto ha mercato, chi è bravo ad andare sul mercato, chi non riesce a volte non ce la fa. Ma questo è un mercato vero che valorizza le donne e gli uomini che lavorano in questo settore. E questo per me è un esempio in cui noi con oltre 100 milioni di bottiglie tutti gli anni andiamo sui mercati fuori dall'Unione Europea, a volte anche un po' nell'Unione Europea, abbiamo dei mercati importanti, e portiamo un biglietto da visita del nostro territorio, gente che poi beve il nostro vino negli Stati Uniti, in Giappone, anche in Germania, perché no? E poi viene a vedere quei posti fantastici dove questo vino viene prodotto. Questo è il nostro obiettivo un po' in tutto, cioè di legare la produzione al territorio, di mettere in gioco sempre la capacità degli imprenditori agricoli, siano essi singoli, siano essi in cooperazione. Oggi qua siamo a celebrare una cosa importantissima, che è una cooperativa, che per i piemontesi la cooperazione è sempre una grande sfida, più che altro culturale, più che ancora economica. E quindi il fatto che voi abbiate compiuto 40 anni credo che sia un grande traguardo, e siamo qua a celebrarlo. Grazie per l'invito, vi ascolto con piacere.